Buonasera a tutti e benvenuti a questo ottavo e ultimo appuntamento della rassegna dei seminari di Archivio Bergamasco. Questo appuntamento va a chiudere il ciclo dell'anno sociale 2020-2021 e ci presenta una relazione curata da Silvia Capponi dal titolo La Belle Époque sul Brembo, San Pellegrino Terme, Salotto Mondano e vetrina artistica. La nostra relatrice è appunto Silvia Capponi, che si forma in storia dell'arte all'Università degli Studi di Milano per l'Accademia di Belle Arti Tadini di Lovere, ha impostato e condotto il progetto di inventariazione e studio del Fondo Dionigi Castelli. Ha curato la mostra a lui dedicata nel 2017 e la pubblicazione del diario. Per lo stesso ente è stata incaricata di occuparsi di un progetto di ricerca dedicato a Giorgio Prandi, confluito poi nel catalogo della mostra antologica Giorgio Prandi, Lo sguardo del viaggiatore, 2018. Nel 2020 ha concluso il progetto di collaborazione al catalogo ragionato di Ettore Tito per le gallerie Maspes e per le gallerie Enrico di Milano. Silvia ci farà assaporare l'atmosfera Belle Époque di San Pellegrino e il suo contributo ci permetterà di esaminare la premessa dello sviluppo al termalismo d'eccellenza italiana nella città di San Pellegrino. La sua analisi parte intorno agli anni 80 dell'Ottocento e questo verrà presentato attraverso l'esperienza singolare e personale di Dionigi Castelli. Questa esperienza viene ricostruita attraverso il fondo inedito dell'Accademia Tadini di Lovere, il legato Dionigi Castelli, e ci permetterà di osservare da vicino alcuni documenti, alcune testimonianze da lui raccolte e lasciate appunto come legato all'Accademia Tadini. Un altro momento di approfondimento attraverso i documenti, attraverso le fonti, è quello dedicato alla crescita, alla fioritura di San Pellegrino come città d'acqua. Ma non solo, una città come San Pellegrino, in questo ambito cronologico che appunto va dalla metà degli anni Ottanta fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, diventa un polo di forte attrattiva per i turisti, sempre più alla ricerca di quei benefici delle acque sicuramente, ma anche di un'offerta culturale che certo tipo di viaggiatori sono avvezzi a conoscere nei propri luoghi di residenza e così vogliono ritrovare anche nel luogo di villeggiatura. Quindi San Pellegrino cresce come polo termale, ma cresce anche come città e diventa un centro ricco dell'atmosfera Belle Époque con le architetture, gli edifici che vanno rinnovandosi secondo lo stile Liberty, attraverso un'offerta ampia per la vita culturale e sociale dei frequentatori che trovano luoghi di svago, luoghi di vita sociale, luoghi per lo spettacolo, per la musica e vedono sempre più attrattive in un centro che diventa poi un riferimento anche per il termalismo italiano. Un'altra importante parte di questo lavoro è dedicata a illustrarci lo splendore di San Pellegrino nella particolarità del suo Liberty. Silvia Capponi in particolare si concentrerà sul casinò di San Pellegrino e ci illustrerà
tramite questo esempio, la fusione perfetta tra architettura e arti applicate, grazie anche all'opera di tre maestri decoratori, quali sono stati Quarti, Mazzucotelli e Beltrami. Non voglio rubare altro tempo a Silvia, lascio ampio spazio a lei e al suo interessantissimo lavoro di ricerca. Patrizia, io ti ringrazio e ringrazio tra l'altro moltissimo l'archivio storico bergamasco proprio per questa opportunità che mi ha comunque onorata, devo dire. E dato che appunto i temi che vogliamo affrontare oggi in realtà sono parecchi, io inizierei appunto a introdurvi subito all'argomento di oggi attraverso la figura dell'avvocato cremonese particolare attraverso alcuni materiali che Dionigi Castelli ha donato nel corso della sua vita all'Accademia Tadini. Colgo tra l'altro l'occasione per ringraziare il direttore dell'Accademia Tadini, dottor Marco Albertario, per la possibilità che mi ha dato proprio di mostrarvi questi materiali inediti. E prima di capire quindi quelle che sono le decisioni che stanno alla base di questa mia scelta, a questo punto ho pensato di presentarvi un profilo biografico di Dionigi Castelli. Castelli nasce nel 1834 a Cremona da padre milanese Giuseppe Castelli e Carolina Battini, che invece era originaria di Lovere. Nella città natale Castelli inizia appunto, compie i primi studi che termineranno nel 1861 a Pavia, dove si laurea in legge discutendo tra l'altro una tesi molto interessante che riguarda l'abolizione della pena di morte. Intraprende quindi come il padre la carriera giuridica e vedremo che appunto fin da subito ricoprirà dei ruoli, devo dire, molto importanti e forse hanno il loro apice in tutta una serie di missioni diplomatiche che compie per conto del Ministero di Grazia e Giustizia di Roma. Nel 1912, come leggete, si spegne a Sanremo, città dove si era trasferito negli ultimi anni. Come vi ho anticipato, in diversi momenti della sua vita Dionigi Castelli dona all'Accademia Tadini tutta una serie di documenti che tra l'altro lui stesso organizza in plichi e in cartelle e che in parte vanno a costituire quello che è noto con il nome di archivio domestico. Tra il 2015 e il 2016, grazie ad uno stage che ho svolto appunto presso l'Accademia Tadini, ho avuto la possibilità di avvicinarmi al legato Castelli e di effettuare quindi quello che è un primo intervento di riordino e di spoglio del legato stesso, che ha portato alla redazione di un inventario e contestualmente a quella che è stata una prima riflessione in merito al fondo stesso. È stato sicuramente interessante notare che dal fondo di Dionigi Castelli non emerga tanto quella che è stata la sua carriera e i suoi successi professionali, quanto piuttosto Castelli decide di raccontarci attraverso questi materiali la sua vicenda personale, che è declinata e scandita soprattutto attraverso tutta una serie di viaggi e tutta una serie di soggiorni. Partendo quindi da questo presupposto, notiamo che il materiale inerente a Dionigi Castelli viaggiatore si può essenzialmente suddividere in quattro macrotemi, che tra l'altro sono molto interessanti per andare ad analizzare anche alcuni fenomeni tipici di quello che è appunto conosciuto come il prototurismo del secondo Ottocento. Il primo macrotema interessante è quello che riguarda i viaggi di piacere organizzati e questo argomento in parte è stato trattato nell'estate del 2017 in una mostra allestita presso la Biblioteca Storica dell'Accademia Tadini dedicata al viaggio in Oriente di Dionigi Castelli che l'avvocato cremonese compie nel 1889 toccando in particolare la tappa dell'Egitto ma anche per esempio la Siria e la Palestina. Secondo macrotema molto interessante, che ancora in realtà è completamente da indagare, è quello che riguarda la visita di Dionigi Castelli a tutta una serie di esposizioni nazionali, ma soprattutto di esposizioni universali, che sappiamo erano un po' queste rappresentazioni del progresso scientifico e tecnologico raggiunto nel secondo Ottocento. Ed è interessante che Dionigi Castelli sia presente addirittura alla seconda esposizione universale, quella di Parigi nel 1862.
Il terzo macrotema va ad incontrare un po' quella che è la carriera professionale di Castelli, nel senso che si tratta di viaggi che lui compie durante le missioni diplomatiche, quindi il racconto dei viaggi, anche se comunque viaggi che si sviluppano per una motivazione di carattere lavorativo. Quarto macrotema invece è quello che riguarda tutti gli aspetti l'argomento di oggi, perché è legato ai soggiorni di Dionigi Castelli in tutta una serie di località termali, tra cui appunto San Pellegrino. Capite bene quindi che questi materiali sono molto interessanti proprio per andare a definire tutta una serie di dinamiche che stanno alla base di quello che è il fenomeno del termalismo, quindi del turismo termale. Ovviamente qui non è la sede per approfondire questo aspetto, vi ricordo solo che il termalismo in Italia, in chiave diciamo contemporanea, riprende e ha diciamo una certa forza, una sua attestazione a partire soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento, in particolare dagli anni Ottanta. Tra l'altro va ricordato in effetti che proprio nel 1882 viene fondata a Milano una rivista di settore che è l'Italia Termale, che quindi diciamo manifesta la necessità di avere anche un tipo di letteratura che riguarda nello specifico questo fenomeno. Fenomeno che proprio a partire dagli anni che seguono l'Unità d'Italia caratterizzerà sempre di più quella classe sociale che da emergente stava diventando la classe dirigente del paese. Mi riferisco quindi alla medio-alta borghesia di cui Dionigi Castelli faceva parte, ma di cui anche coloro che andavano per esempio a passare le acque a San Pellegrino in buona parte diciamo facevano parte di questa classe sociale. Quella che è il concetto di vacanza salutare, che quindi si basa sulla cura termale, che tra l'altro va ricordato, è un po' un riflesso tra l'altro di quella cultura positivista che è tipica del secondo Ottocento, vedremo che nel corso del tempo si legherà sempre di più a quell'aspetto, quel concetto di vacanza alla moda, quell'atmosfera di mondanità che è una sicuramente delle cifre più caratteristiche di quel periodo storico che è noto appunto con il nome francese di Belle Époque. A questo punto quindi vi mostro subito uno dei documenti che fa parte del legato Castelli. Ricordi di soggiorno alle più decantate fonti termali d'Italia e dell'estero a scopo di riporto e di stabilire in persona gli opportuni dati di comparazione per efficacia terapeutica, clima e paesaggio con la stazione termale di San Pellegrino, annualmente frequentata dopo 50 anni, 1884 e seguenti. Vedete tra l'altro questo grande rigore, che tra l'altro è uno dei tratti peculiari proprio della personalità di Dionigi Castelli, con il quale appunto l'avvocato decide di suddividere tutta una serie di località termali in rapporto proprio a San Pellegrino. Quali sono queste località termali? Sono Contrexeville, Pecuaro, Fiuggi, Montecatini, St. Moritz, Courmayeur e Aix-les-Bains. A proposito, tra l'altro, di Aix-les-Bains, Dionigi Castelli in realtà fa un'osservazione molto interessante, perché ci dice che il paesaggio di questa cittadina termale è abbellito più dall'arte della réclame che dalla natura. È in realtà un'osservazione, dicevo, interessante, anche perché in parte può essere legata quella che è la strategia di promozione, o per meglio dire di autopromozione, come già era stato sottolineato da Marco Dezzi Vardeschi, che caratterizza San Pellegrino come località termale. Una località termale che tra l'altro nel corso degli anni riuscirà ad ottenere un appellativo di tutto rispetto, infatti sarà nota come la Vichy d'Italia, e questo lo vediamo appunto in un altro diciamo documento del Fondo Castelli. Questa strategia di autopromozione principalmente come avviene? Avviene mezzo stampa, nel senso che sulle riviste, sui giornali locali, ma anche appunto di portata nazionale, vengono pubblicate tutta una serie di inserzioni a pagamento che ovviamente decantano quelli che sono i benefici che caratterizzano le acque di San Pellegrino. Capite quindi bene che si tratta di una fortuna che non è casuale, quella di San Pellegrino, è sicuramente una fortuna che è voluta allo stesso tempo costruita e che nel corso del tempo si rivela indubbiamente una strategia vincente, perché nel corso degli anni il numero dei forestieri che va a passare le acque a San Pellegrino aumenta sempre di più, e con l'aumentare ovviamente del numero dei balneanti, di chi appunto va a passare le acque a San Pellegrino,
Aumenta parallelamente anche il numero delle personalità di spicco che frequentano questa stazione termale, e la presenza di queste personalità di spicco viene utilizzata proprio come ulteriore volano promozionale. Quindi vedete che si tratta di una strategia che, tra l'altro, sotto un certo punto di vista può essere definita assolutamente moderna. L'analisi dei materiali del fondo di Dionigi Castelli in realtà non è interessante soltanto perché ci offre uno spaccato di quello che è il fenomeno del termalismo borghese del secondo Ottocento, ma anche perché i soggiorni a San Pellegrino di Dionigi Castelli si collocano in un arco temporale che si sviluppa tra il 1884 e il 1906. Siamo cioè in un periodo che precede quella che è nota come la stagione d'oro di San Pellegrino. È un periodo quindi che a maggior ragione, grazie a questi documenti, può essere interessante da approfondire, perché ci fanno effettivamente luce su un contesto, anche il contesto, lo stato di San Pellegrino prima di quello che è il suo apogeo a tutti gli effetti. A questo proposito vi mostro quindi questa busta, che si intitola San Pellegrino, raccolta istruttiva delle ricevute dall'anno 1889 in avanti, d'abbonamento alla bibita. Anno 1 di cura 1884, ma fino al 1888 non si rilasciavano ricevute, quindi comunque sono informazioni sicuramente interessanti. Quindi vi mostro uno di questi biglietti, questo buono per la bibita dell'acqua, che come vedete è rilasciato dal premiato stabilimento balneario Palazzolo. Tra l'altro ce ne sono in realtà moltissimi, qua per esempio in una slide li ho inseriti tutti per darvi anche un po' la cifra dell'accumulo anche di materiale che caratterizza questo legato. Il buono per la bibita dell'acqua del premiato stabilimento balneario Palazzolo mi permette un attimino di aprire un piccolissimo inciso anche per ricordare quando ha inizio il momento di in cui l'acqua, diciamo, di San Pellegrino inizia ad essere sfruttata a livello, tra virgolette, diciamo, commerciale. E questo storicamente di solito viene fatto iniziare intorno al 1760, quando Pellegrino Foppoli costruisce su una delle polle d'acqua della sorgente un casello con dei sedili e una vasca di legno. Questo casello nel 1803 viene ceduto a Giovanni Pesenti e Francesco Licini, i quali iniziano la costruzione di uno stabilimento che appunto poi diventerà nel corso degli anni, con anche tutta una serie di migliorie, quello che è appunto lo stabilimento Palazzolo. Pochi anni dopo, nel 1838, Giovanni Salaroli scopre una seconda sorgente d'acqua, e quindi anche lui farà costruire un altro stabilimento termale, che è quello che tra l'altro abbiamo visto poco prima. Vedete, c'è il grande stabilimento acqua termale alcalina calcica iodurata fonte Salaroli. Come vedete, ma come anche vedrete nei prossimi esempi, il legato di Dionigi Castelli è molto particolare perché è caratterizzato da innanzitutto materiale estremamente eterogeneo. Abbiamo appunto quelli che sono i biglietti di varia natura, dal biglietto della bibita, quelli che sono i biglietti che caratterizzano i mezzi di trasporto, i biglietti da visita, abbiamo moltissime pubblicità piuttosto che moltissimi programmi teatrali o ancora meno. Si tratta quindi di materiali che, capite, non avendo quel valore estetico che solitamente è quello che permette la conservazione di certe opere nel corso del tempo, di solito va incontro a quello che è dispersione. Quindi quello che è sicuramente l'aspetto più interessante del legato Castelli è proprio la sua caratteristica di fungere da cartina tornasole di tutta una serie di meccanismi storico-sociologici dell'epoca, caratteristici appunto della medio-alta borghesia dell'epoca. Visto che vi ho parlato di menù, vi leggo quindi quanto c'è scritto in questa busta: raccolta di menù a memoria del trattamento alimentare, cosa essenzialissima da tenersi a calcolo in ogni viaggio, avuto durante il soggiorno con Trexéville, e poi, vabbè, lui ricorda anche i ristoranti di San Pellegrino. Quindi qua vi presento quello che è appunto uno dei vari menù che troviamo nel legato Castelli. Qua abbiamo appunto l'indicazione del ristorante Aurora, questi per esempio risalgono al 1892, per esempio arriviamo fino al 1896. Va sottolineato comunque, va ricordato che ovviamente nel periodo di cui stiamo parlando
quello che è lo stato della cittadina di San Pellegrino è caratteristico proprio del fatto che non c'è una grandissima, non ci sono molte strutture di ricezione turistica. Quello che avverrà effettivamente a partire dal 1899 sarà effettivamente il volano che permetterà quella che è l'apertura anche a livello internazionale di questa stazione balneare. Però diciamo interessante notare che già a partire dagli anni 90 iniziano a mutare tutta una serie anche di sensibilità in merito alla ricezione turistica. Ancora una volta questo aspetto lo vediamo nel Legato Castelli, dove è presente tra le varie cose questo programma del concerto musicale che viene appunto promosso dal nuovo Hotel San Pellegrino, di cui qua a fianco vedete questa sorta di biglietto da visita in cui innanzitutto sappiamo che inaugura nel luglio del 1895. È dotato di questo gran salone concerto, di un vasto giardino illuminato a luce elettrica, e poi presenta questa cucina di primo ordine con annesso caffè e pasticcerie esacchi. Poco sotto vedete questo biglietto arancio, è quello che invece pubblicizza lo spettacolo, quasi attraentissimo, che si sarebbe tenuto presso il Salone Eden. Quindi vedete attraverso questi documenti che in effetti quell'aspetto che ricordavamo poco prima di unione tra vacanza salutare e aspetto mondano che si va a ricercare in una stazione termale inizia effettivamente a svilupparsi. Vi leggo quindi a questo punto una testimonianza che ho tratto dal Corriere della Sera e che risale al 1898, anche perché sappiamo che dall'anno e poi lo vedremo, cambierà moltissimo appunto il volto di San Pellegrino. Quindi questa testimonianza del Corriere della Sera permette effettivamente di fotografare, di capire come dall'esterno veniva recepita la vita a San Pellegrino. È da alcuni anni che in modo notevole si è visto aumentare il numero degli accorrenti alle cure di queste benefiche acque termali, e col crescersi del numero elevarsi la condizione sociale degli accorrenti. Se dei proprietari delle fonti, d'accordo con la rappresentanza amministrativa locale e col concorso degli abitanti, si desse opera ad un rinnovamento con abbellimenti, con ingrandimenti, col procurare passeggiate e quelle altre comodità che ora mancano e che più che desiderate sono necessarie, San Pellegrino in pochi anni potrebbe diventare una delle prime stazioni termali italiane. Quindi vedete quello che dicevamo poco prima. Ho detto che da alcuni anni si è elevata la condizione sociale degli accorrenti. Questo è dimostrato dal fatto che attualmente incominciano a convenire a San Pellegrino da tutte le parti d'Italia ed anche dall'estero notabilità della finanza, del commercio e della politica, gentili signore e signorine che volentieri si adattano ad accompagnare quelli delle loro famiglie, cui San Pellegrino è di ristoro. E hanno ragione di rallegrarsi perché passano qui giornate veramente belle. In questi giorni, dalle 8 alle 10, dalle 15 alle 17, i piazzali delle fonti sono veri bouquet che potrebbero onorare qualsiasi città d'Italia. Tra gli uomini politici ho veduto qui domenica i senatori Righi e Speroni, gli onorevoli Ambrosoli, Baragiola, Conti, Fasce, Mestica, Rubini, Serralunga e Sormani. Vi sono generali, prefetti a riposo, letterati, artisti, magistrati, banchieri. San Pellegrino non mai ha visto tanta gente. La stazione è splendida. Quelle che sono appunto questi cambiamenti che quasi diciamo vengono invocati da quest'articolista del Corriere della Sera, in realtà già a partire dall'anno successivo, cioè dal 1899, troveranno una prontissima risposta grazie alla figura dell'avvocato e imprenditore milanese Cesare Mazzoni. Grazie proprio all'intervento di Mazzoni iniziano a San Pellegrino tutta una serie di interventi che, come vi dicevo prima, sono destinati a mutare in pochissimi anni quello che è il profilo urbanistico, il profilo anche edilizio appunto della cittadina sul Brembo. Quindi adesso ripercorriamo alcune di queste tappe, poi ovviamente per quello che è un approfondimento più puntuale io rimando al testo tra l'altro di pubblicazione recente perché risale al 2019 di Tarcisio Bottani intitolato Il Liberty a San Pellegrino, dove vi troverete tutta una serie di altre informazioni. Dicevo che nel 1899 avviene appunto questo cambiamento, perché cosa succede? Nel 1899 Mazzoni fonda la Società Anonima delle Terme e da qua iniziano, come vedremo, appunto tutta una serie di cambiamenti.
Per esempio, nel 1901 Mazzoni affida all'ingegnere milanese Luigi Mazzocchi, che tra l'altro è una figura di spicco del panorama milanese dell'epoca, quello che è il progetto del nuovo stabilimento termale di San Pellegrino, che tra l'altro vedete pubblicato su una rivista molto importante dell'epoca, che è l'Edilizia Moderna, che è caratterizzato però, come capite, ancora da delle forme che diciamo fanno riferimento al linguaggio eclettico dell'architettura. Nel 1902, sempre Mazzocchi, progetta il portico della fonte con l'annessa sala bibita, anche qua il linguaggio è ancora quello appunto tipico dell'eclettismo. Nello stesso anno, sempre ad opera di Cesare Mazzoni, viene fondata a Milano la Società Anonima per la costruzione e l'esercizio dei grandi alberghi di San Pellegrino. Ha quindi inizio il progetto e poi la costruzione del celebre Grand Hotel, il cui progetto è firmato da una parte ancora da Luigi Mazzocchi, a cui però viene affiancato un giovanissimo architetto milanese, che è appunto Romolo Squadrelli. Il Grand Hotel viene terminato nel 1904, vedete tra l'altro che è caratterizzato proprio da questa architettura molto importante, monumentale, che quasi fa impressione nel contesto di una cittadina che non è grandissima come appunto San Pellegrino, costituita da 6 piani con circa 300 stanze, e qua ovviamente la novità, al di là di quello che è il linguaggio strutturale tipico di questo albergo, che rimanda a tutta una serie di modelli tipicamente ottocenteschi degli alberghi francesi, in particolare dell'Ottocento, sappiamo che il vestito è caratterizzato da questo gusto, questa decorazione che si rifà all'estetica del Liberty, non solo sulla facciata ma anche appunto nella decorazione interna. Tra l'altro già nel 1905 questo hotel accoglierà una di quelle personalità di spicco che abbiamo visto, cioè di cui abbiamo parlato appunto poco prima, che è la regina Margherita, e questo ovviamente è un avvenimento che ha una grande eco comunque a livello mediatico. Nello stesso anno viene inaugurato lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale di San Pellegrino. Vedete che in questo caso abbiamo un linguaggio che comunque guarda molto di più a quella che è la modernità, e vi ricordo soltanto velocemente il fatto che Mazzoni viene un po' ricordato, questo imprenditore e avvocato milanese, viene tra l'altro a questo proposito un po' ricordato come l'inventore dell'esportazione delle acque a San Pellegrino, perché attraverso l'industrializzazione di questo sistema di imbottigliamento ovviamente cresce anche l'esportazione dell'acqua stessa di San Pellegrino. Nel 1906 abbiamo poi l'inaugurazione di un'importantissima via di comunicazione, che è appunto la ferrovia della Val Brembana, in cui alcune di queste stazioni tra l'altro sono state progettate da Romolo Squadrelli, a cui tra l'altro va attribuito il progetto di un altro importantissimo edificio che sorge e viene inaugurato nel 1907, che è il Casinò o Gran Cursal, che poi cercheremo un attimino di analizzare un po' meglio. A questo punto, quindi, come capite, il volto di San Pellegrino è completo, e quindi vi leggo a questo proposito una famosa testimonianza dell'epoca che ci attesta proprio quella che è l'ascesa a questo punto a livello internazionale di San Pellegrino quale grande stazione termale. La vita a San Pellegrino ha preso l'allure delle grandi stazioni internazionali, di piena assoluta libertà per tutti, le persone ordinate trascorrono tranquillamente le giornate fra le due bibite, i quattro pasti giornalieri, i concerti, qualche passeggiata e la cura allo stabilimento balneare. Per chi ama la vita movimentata ed elegante, non mancano speciali attrattive quali i concorsi ippici, il tiro al piccione, le feste da ballo ed altri trattenimenti mondani. I concorsi ippici si svolgono con l'intervento dei più noti sportmen italiani e parecchi anche dall'estero. Parchi, giardini ed altri luoghi adatti per esercizi sportivi, dal football al golf e al lawn tennis. Tra l'altro notate questo uso insistito degli anglicismi, che era un po' alla mode, diciamo. Sono frequentati da balli giovanotti. Alla sera non mancano buoni spettacoli teatrali, ottime esecuzioni orchestrali, feste e convegni, il grande casinò e Grand Hotel ed altri divertimenti. Ai teatri Eden e Volta, a cui si aggiungerà a breve il teatro del casinò in costruzione, si alternano spettacoli d'opera e di prosa. Non mancano naturalmente cinematografi. Ai concerti di beneficenza organizzati da speciali comitati di gentiluomini e di dame della colonia balneante
partecipano Didi ed Ive del mondo canoro, la cui celebrità si spande attraverso i due mondi. Ai concerti si alternano accademie di scherma, accademie di declamazione ed altri trattenimenti sportivi ed intellettuali. Durante la stagione al Grand Hotel si svolgono tè danzanti e brillanti feste da ballo, alle quali partecipa numeroso l'elemento femminile, sfoggiandovi gli ultimi modelli di Pacquin e di Worf. Un ritrovo assai elegante, nel quale l'ospite di San Pellegrino prova da svagarsi specialmente nelle ore serali e talvolta fino alle ore piccine, è il grande casinò, nella cui sala, arredata con squisito buon gusto e scintillante di luce, si legge, si suona, si danza, si conversa e si gioca. Questa testimonianza, che tra l'altro è molto divertente, perché poi andrebbe comunque letto questo testo, perché devo dire che è ancora molto piacevole come lettura, è tratto da San Pellegrino, Note, ricordi e impressioni, che è un testo che viene pubblicato nel 1911 a Milano, a firma di Tartarino, nel quale a mio avviso si può tranquillamente sciogliere questo pseudonimo nel nome del giornalista e caricaturista Giovanni Biagine. Vedete che questo testo è corredato anche da queste divertenti caricature che riportano questo accenno, diciamo, di sigla che sono riuscita a sciogliere in Blandinus, che in realtà è un ulteriore pseudonimo che utilizza Giovanni Biadene, quindi è una sorta di opera d'arte totale, diciamo, questo testo, per cui Giovanni Biadene, diciamo, ci racconta quelle che sono le caratteristiche di San Pellegrino e li schizza anche attraverso alcuni dei balneanti che animano appunto questa cittadina. Tra l'altro queste caricature erano già comparse nel 1910, perlomeno alcune, tra le colonne del giornale di San Pellegrino. Vi ricordo molto velocemente che sia il giornale di San Pellegrino che il Corriere di San Pellegrino sono indubbiamente le voci più dirette da cui possiamo trarre una serie di informazioni su questo clima di mondanità che caratterizza San Pellegrino. E tra l'altro sono state oggetto di questa iniziativa meritevole da parte del Comune di San Pellegrino, che ha deciso di digitalizzare queste riviste, quindi adesso sono liberamente consultabili. A questi numerosi svaghi che Tartarino ci descrive nella sua cronaca di San Pellegrino, in realtà andrebbe aggiunto, credo, un ulteriore aspetto. Un aspetto che inizia a svilupparsi principalmente a San Pellegrino a partire dagli anni 10, quindi in realtà non agli inizi del secolo, e che è quello appunto rappresentato, questo aspetto, dalle esposizioni d'arte. Ovviamente anche l'oggetto d'arte, l'opera d'arte, va considerato uno status che fa parte di quello che è un'attestazione, un riconoscimento di quello che è appunto il ruolo, la posizione raggiunta dalla medioevalta borghesia, per cui ovviamente non poteva mancare in questo contesto di mondanità. In realtà il sistema espositivo di San Pellegrino è molto interessante, tra l'altro molto strutturato, non soltanto negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale, ma in realtà, e forse anche di più, negli anni successivi. Ovviamente qua vi accenno a questo discorso che poi approfondirò in un'altra sede. Volevo soltanto ricordarvi quelle che erano forse le due mostre principali che si svolgono a San Pellegrino tra il 10 e il 15. La prima è sicuramente la prima esposizione d'arte industriale di San Pellegrino. Qua vedete tra l'altro il padiglione che viene progettato da Romolo Spadrelli, la quale è indubbiamente una mostra che è in grado di leggere perfettamente quello che è il clima culturale dell'epoca, e poi vedremo magari meglio perché. In secondo luogo, perché diciamo questa mostra aveva già avuto in realtà una premessa nel 1905 ed ha un collegamento molto stretto con il circolo artistico bergamasco, perché nel 1905 il circolo artistico di Bergamo decide di promuovere per la stagione estiva di San Pellegrino due mostre: la prima è la mostra d'arte bergamasca e la seconda è una mostra di lavori femminili legata a quella che era la società di produzione industriale femminile. Quindi capite bene che effettivamente a partire da questo concetto, da questa idea iniziale, poi verrà effettivamente sviluppato in maniera molto più strutturata a partire dagli anni 10. Altra mostra interessante, chi legge benissimo il clima dell'epoca, perché in realtà è una tipologia di mostra che aveva grande successo agli inizi degli anni 10, è la mostra d'arte umoristica,
che si svolge appunto a San Pellegrino nel 1911. I due grandi protagonisti di questa mostra sono tra l'altro due artisti di primissimo rilievo, e parlo appunto di Giovan Battista Galizzi e di Adriana Bisi Fabbri, che tra l'altro, lo ricordo molto brevemente, sarà anche l'autrice del famoso manifesto dell'esposizione d'arte umoristica di Bergamo del 1913. Ovviamente specchio di questo gusto, diciamo, borghese, non sono però soltanto i divertimenti, i balli, tutta una serie appunto di esposizioni, tutto questo che è il mondo, questa allure di mondanità che abbiamo visto fino adesso, ma anche indubbiamente quelli che sono appunto gli edifici, che come abbiamo visto avevano cambiato in pochissimo tempo il volto di San Pellegrino. In che modo? Attraverso indubbiamente, come già abbiamo visto scorrendo brevemente le slide, delle forme che guardavano ad un linguaggio moderno e che ancora una volta, e questo lo dico per chiudere un attimino il cerchio, sono effettivamente rappresentativi della ricerca di un'identificazione culturale che confermi quella che ormai è l'avvenuta ascesa sociale, diciamo, della medio-alta borghesia. Vi leggo quindi a questo proposito una frase molto bella di Rossana Bossaglia, in cui la studiosa ci ricorda che San Pellegrino Terme è indubbiamente un caso eccezionale di città d'acqua, nata cioè con destinazione termalistica, tutta improntata a modelli liberty di alto pregio e realizzata da architetti e decoratori maestri di quel gusto. A Rossana Bossaglia indubbiamente va riconosciuto il merito di aver iniziato tutta una serie di studi sul liberty a San Pellegrino, ovviamente nel contesto molto più ampio degli studi e delle ricerche che questa studiosa dedica al liberty italiano. Lo ricordo brevemente, giusto perché lo sto citando e lo citerò, diciamo, negli ultimi minuti dell'intervento. Sappiamo che questo stile moderno che inizia ad attestarsi in Europa a partire soprattutto dagli anni 90 dell'Ottocento è noto in Italia con il nome appunto di Liberty, dal nome del famoso negozio inglese Liberty & Co. che vendeva appunto queste stoffe, questi parati con questi motivi floreali. Ovviamente l'altro nome, anche se poi in realtà è meno utilizzato, con cui conosciamo questo stile moderno in Italia, è quello di stile appunto floreale, il riferimento a quella che è la caratteristica principale di questo stile, cioè questa sintassi che fonda le proprie radici nel mondo della natura, quindi questo utilizzo di un linguaggio sinuoso che fa riferimento a questo contesto, questo linguaggio appunto fitomorfo. Però qua io poi mi fermo perché è un argomento effettivamente più complesso di quello che è. Ovviamente nello spazio appunto che abbiamo a disposizione è impossibile, quindi capite bene, parlare in maniera esaustiva di quello che è stata l'importanza del Liberty a San Pellegrino, anche perché diciamo l'intervento di oggi è più che altro l'occasione per presentarvi tutta una serie di aspetti che caratterizzano la Belle Époque, di cui appunto anche l'identificazione di uno stile in uno stile come il Liberty poi diviene una conseguenza. Credo quindi a questo punto che sia forse meglio, diciamo, affrontare un caso isolato, che comunque è considerato il caso esemplare del Liberty a San Pellegrino, e sto parlando appunto del Casinò o Gran Cursal, anche perché grazie, diciamo, a questa breve presentazione possiamo anche fare magari tutta una serie di riflessioni e magari anche proporre effettivamente degli spunti di ricerca. Vi riprendo quindi l'ultima riga della frase di Rossana Bossaglia, nella quale appunto la studiosa, come vedete, affianca gli architetti e i decoratori in quello che è il processo di creazione e di costruzione della città d'acqua di San Pellegrino. All'interno di questa frase è possibile a tutti gli effetti individuare almeno due linee guida che si inseriscono all'interno ovviamente dell'estetica generale del Liberty e che servono nello specifico a quello che è il discorso che faremo adesso. Prima linea guida che appunto vedremo è quella che riguarda la ricerca stretta, appunto di una fusione molto stretta tra quella che è l'architettura e la decorazione. Architettura e decorazione vanno a costituire un unicum, devono essere caratterizzate proprio da un progetto unitario e coerente. L'una non può vivere senza l'altra, e questo appunto lo vedremo molto bene. Seconda linea guida che andremo poi ad analizzare nel caso del Casinò
è il ricordarci appunto la rivoluzione che proprio in questi anni investe quelle che sono considerate le cosiddette arti applicate. Ovviamente sapete molto bene che anche solo a livello ideale, però in questi anni nell'ambito del Liberty si cerca proprio di attuare un superamento di quella che è la distinzione tra le arti maggiori e le arti minori, e questo appunto lo vedremo nello specifico, vedremo come si declinerà. Inizio quindi a partire, cioè parto essenzialmente da questo presupposto, che è quello che caratterizza il casinò appunto di San Pellegrino, e è come questo stretto rapporto tra l'architettura e la decorazione si sviluppa in questo contesto. Vi ricordo molto velocemente, perché magari poi in tutta una serie di informazioni che vi ho dato si è perso, che il progetto del Casinò Gran Cursal è opera di Romolo Squadrelli, e questo comunque vedremo sarà importante. Se noi immaginassimo effettivamente di spogliare quello che è il casinò da tutto quello che è il suo apparato decorativo, noteremmo che i modelli architettonici di riferimento, ma questo in realtà è già stato sottolineato, quindi ve lo ricordo, sono ascrivibili a due celebri progetti che sono firmati dall'architetto francese Charles Garnier. Mi riferisco nello specifico, per quanto riguarda il modello di riferimento della facciata, al Casinò di Monte Carlo, mentre per quanto riguarda il modello di riferimento per lo stalone appunto del Casinò di San Pellegrino, che vedete qua a sinistra, il modello di riferimento è quello riferibile all'Opéra di Parigi. Vediamo quindi che obiettivamente Squadrelli utilizza un procedimento compositivo che è proprio dell'eclettismo, che certamente deriva da quello che è il suo alunnato presso Camillo Boito, grandissimo teorico e architetto che sicuramente molto si era speso per la definizione di uno stile nazionale, in cui appunto il discorso dell'eclettismo è riduttivo ma comunque molto interessante da affrontare. Quindi quella che è l'operazione in senso moderno che viene attuata da Squadrelli nel caso del casinò è in realtà quella di affiancare la struttura architettonica, che appunto è riferibile a modelli eclettici, a quella che è invece una decorazione che è al contrario ascrivibile a quello che è il nuovo gusto del Liberty. Quindi capite bene che, come ho detto prima, l'architettura e la decorazione non possono essere scisse, perché altrimenti non comunicherebbero, quindi non ci darebbero questa impressione, non utilizzerebbero, non rientrerebbero nel linguaggio del Liberty. Quindi insieme a quella che comunque è un tipo di decorazione che si rifà a un linguaggio più fitomorfo, che comunque va detto per inciso a San Pellegrino non è mai particolarmente insistita, questa decorazione si sviluppa appunto anche attraverso tutta una serie di tematiche, che sono per esempio la musica, sono per esempio l'acqua, sono per esempio il ciclo delle stagioni o ancora la danza. Ovviamente io qui non entro nel merito di un'analisi su quello che è il programma iconografico del casinò, anche perché tra l'altro è un argomento che era già stato affrontato in passato da il professor Marco Lorandi, per cui io rimando a quello che è il suo puntuale lavoro qualora ci fosse necessità di un approfondimento in questo senso. Vi ricordo però soltanto che all'interno del cantiere del casinò di San Pellegrino in realtà lavorano moltissimi tra di specializzate, decoratori, maestranze, quindi di solito quando si parla comunque del casinò si tende a fare una lunghissima elencazione. Quello che a mio avviso potrebbe essere interessante è quello di cercare di distinguere quei maestri del gusto, proprio per riprendere la frase di Rossana Bossaglia che abbiamo visto all'inizio, quindi quelli che possono essere a tutti gli effetti considerati come i protagonisti del Liberty Lombardo e non solo. E mi riferisco nello specifico al grande orefice del legno, così come è chiamato il mobiliere d'ebanista Eugenio IV, al maestro dei ferri battuti Alessandro Mazzucatelli e al maestro dei vetri Giovanni Beltrami. Prima di in realtà cercare di vedere alcune di queste realizzazioni di questi tre protagonisti delle arti applicate, appunto delle arti decorative nel cantiere appunto del casinò di San Pellegrino, faccio qualche breve premessa, perché in realtà poi serve, è una sorta di filo rosso che serve un attimino per seguire il discorso inerente a tutto
grazie tre. Innanzitutto vi ricordo il fatto che questi artisti avevano prima del cantiere di San Pellegrino già avuto all'attivo tutta una serie di collaborazioni. Collaborazioni che tra l'altro continueranno in alcuni casi fino addirittura agli anni 20, quindi in un momento in cui effettivamente non si parla più quasi di Liberty, ma ormai è subentrata l'Art Deco, sono altre le formule di modernità che si guardano a livello di decorazione. Facendo qualche esempio, giusto per darvi un'indicazione, sappiamo che nel 1904 Eugenio Quarti e Alessandro Zucotelli collaborano a quello che è l'apparto decorativo di Palazzo Castiglione Milano, quindi uno dei più grandi manifesti dell'architettura Liberty. Così come per esempio, qua ci spostiamo proprio per farvi capire la anche distanza temporale, più o meno all'incirca nel 1922, Mazzucotelli e la ditta di Beltrami lavoreranno insieme alla Spezia all'interno di questa villa che oggi è sede del Conservatorio di La Spezia. Altro esempio famosissimo che vi dico appunto degli anni 20 è il famoso Bar Camparino a Milano, dove collaborano Eugenio Quarti e Alessandro Mazzucotelli. Quindi vedete che effettivamente c'è una grande sinergia e c'è anche una grande comunicazione tra questi artisti. Questa sinergia tra l'altro si manifesta anche in un altro aspetto molto interessante, il fatto che queste personalità gravitano tutte intorno a quelle che sono le famose scuole laboratorio d'arte applicata che vengono organizzate dalla Società Umanitaria di Milano proprio agli inizi del Novecento. Per esempio sappiamo che nel 1902 la Società Umanitaria di Milano affida ad Eugenio Quarti e Alessandro Mazzucotelli il compito di fare un viaggio di aggiornamento in tutta Europa, dove avrebbero dovuto visitare tutta una serie di scuole d'arte applicata, trarre quindi da queste scuole tutta una serie di suggestioni, quindi aggiornarsi sotto questo punto di vista e di tornare in Italia dove avrebbero ripreso l'insegnamento. Questi decoratori ovviamente erano a capo di ditte o comunque di laboratori specializzati che si avvalevano di tutta una serie di maestranze e collaborazioni più o meno importanti. Vedremo il caso specifico della ditta di Beltrami che in effetti ha tre grandi collaboratori, Cantinotti piuttosto che Zuccaro, piuttosto che Buffa, quindi comunque artisti di primissimo livello. Le ditte di Eugenio Quarti e Mazzucotelli non hanno sotto questo punto di vista dei collaboratori quasi alla pari, per cui ovviamente il discorso che va sempre fatto quando parliamo di arti applicate è tenere comunque bene in considerazione quello che è il progetto iniziale, che in alcuni casi veniva, nella maggior parte dei casi veniva firmato da Quarti piuttosto che Mazzucotelli piuttosto che Beltrami, o nel caso di Beltrami di un altro dei suoi collaboratori, e quella che però è la realizzazione finale, anche perché in tutto questo va considerato anche il riflesso di quella che era la committenza, perché qui stiamo parlando comunque di arti applicate, per cui di arti che dovevano andare incontro al gusto di chi poi effettivamente andava ad acquistarle. Diciamo che l'ultima cosa che volevo dire prima poi di iniziare a vedere qualcuna di queste realizzazioni finalmente era poi che sarebbe interessante quindi a questo punto cercare di fare un lavoro almeno per questi tre maestri decoratori, che è quello di inserire quella che è la loro attività specifica a San Pellegrino all'interno di quella che è la loro produzione più articolata, in modo anche da capire quanto è stato rilevante all'interno della loro carriera San Pellegrino, che tipo di linguaggio hanno utilizzato, anche ovviamente rispetto a quello che era il contesto generale. Tra l'altro per Quarti e Mazzucotelli questa operazione è facilitata per fortuna dal fatto che esistono, sono depositate le raccolte Bertarelli, i due archivi dei disegni, che poi appunto citeremo molto velocemente a mano, però diciamo questo sicuramente aiuta in questa definizione di una caratterizzazione un po' più specifica del loro lavoro. Inizio quindi a parlarvi velocemente, perché adesso mi rendo conto che ormai siamo in chiusura, di Eugenio Quarti, e magari a lui dedico un attimino più di tempo, non perché sia più importante, ma perché a lui si devono la maggior parte dei lavori di arte applicata all'interno del Casinò. Quindi vi ricordo, ripercorriamo molto brevemente la sua biografia. Allora vi ricordo che lui nasce nel 1867 a Villa Dalmè, noi siamo nella Bergamasca. Il padre tra l'altro aveva una bottega di lavorazione del legno, e questo quindi permette a Eugenio Quarti di apprendere proprio i primi rudimenti del lavoro.
Pensate che a soli 14 anni, siamo nel 1881, inizia questo apprendistato a Parigi presso una bottega di ebanisteria. E nel 1888 abbiamo un contatto che per la carriera in realtà di Quarti sarà importantissimo, che è quello che corrisponde al periodo di formazione presso Carlo Bugatti. In realtà è un periodo molto breve, perché poi è uscito dalla bottega appunto di Carlo Bugatti, poi Quarti aprirà da solo autonomamente una bottega, però fondamentale a livello stilistico, perché negli anni 90, in particolare i mobili di Quarti mostrano questo riflesso orientalista amoresco che poi è tipico appunto della produzione di Bugatti. Quarti inizia a trovare uno stile un pochino più personale anche grazie a tutta una serie di contatti culturali dell'epoca, pensiamo appunto a una serie appunto di artisti e teorici che gravitavano intorno alla Milano dell'epoca, riesce a trovare appunto questo linguaggio personale che gli permette di presentarsi con successo all'Esposizione Nazionale di Torino del 1898. Due anni dopo, siamo nel 1900, viene insignito di un premio importantissimo, che è appunto il Grand Prix, in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi. Nel 1903, in modo tale che adesso ci ricolleghiamo a quanto avevano detto alla società riguardo alla società umanitaria, assume il ruolo di direttore della scuola d'arte applicata all'industria del legno e di docente di disegno della plastica e della costruzione presso la società umanitaria. Nel 1906, qua vedete, poi mi fermo nella biografia, anche perché è l'anno precedente rispetto all'inaugurazione del cantiere del Casinò, all'esposizione del Sempione di Milano riceve il Gran Premio Reale Internazionale e il diploma di medaglia d'oro della Camera di Commercio di Milano. Tra l'altro in un contesto che, lo ricordo, purtroppo vede il padiglione di arti decorative, sfortunatissimo perché scoppia questo incendio che distrugge moltissimi delle opere, degli oggetti che erano esposti, per cui in realtà è un'esposizione molto importante dal punto di vista dei modelli che vengono presentati, ma che ha avuto in effetti una vita molto complessa. Muore a Milano nel 1906 e, come vedete, nel 1975 la famiglia dona l'archivio dei disegni alla civica raccolta delle Sante Bertarelli. Va ricordato che il fondo Quarti, che appunto è vastissimo, in parte è stato quindi digitalizzato ed è liberamente adesso consultabile proprio questo sito a cui vi rimando, che è Grafiche in Comune. Cerchiamo quindi a questo punto di capire come la critica dell'epoca vedeva l'arredamento firmato da Eugenio Quarti all'interno del Cursal del Casinò. E vi leggo quindi a questo proposito una testimonianza d'eccezione, che è quella di Vittorio Pica, che sulle pagine di Emporium ci dice: «E dalla piacevolezza signorile dei bei mobili, scolpiti in quel prezioso legno siamese, dalla tinta caldamente aurea che è il teppe, delle maniglie metalliche, dei larghi specchi, dei soffitti a cassettoni, dei lampadari di fastosa bizzarria, si unisce quell'agile e comoda praticità». Quindi questi sono i due aspetti principali che sottolinea Pica. «Negli attuali campioni delle arti applicate alle industrie, proclivi assai di sovente a farsi fuorviare da certe stramberie che discreditano lo stile nuovo, dovrebbero sempre e poi sempre tener presente, come precisamente fa Eugenio Quarti e fanno per le sue figurate vetrate a colori Giovanni Beltrami e per i suoi ferri fucinati Alessandro Mazzucotelli, e da lui sono stati ancora una volta chiamati a cooperarlo», quindi vedete che è una cosa che in effetti sottolinea anche Pitta, «in alcuni particolari dell'arredamento e della decorazione del Cursal di San Pellegrino». Tra l'altro quindi vi ricordo che ovviamente nel momento in cui si presenta sul cantiere di San Pellegrino, Eugenio Quarti indubbiamente era un artista affermatissimo. Tra l'altro nello specifico ricordo che i mobili di Eugenio Quarti erano anche indirizzati ad una classe molto limitata, perché comunque erano mobili costosissimi, per cui immaginiamo anche quale possa essere stata la spesa di questi appunto di questi oggetti d'arte, diciamo, all'interno del Casinò. Vi mostro quindi qualche immagine che sono tratte appunto dalla rivista di Emporium, così vediamo appunto queste immagini più d'epoca. Qui vedete la sala di lettura e la sala da gioco. Come vi dicevo, l'intervento di Quarti a San Pellegrino, nello specifico al Casinò, è molto intenso, per cui suoi sono per esempio la maggior parte dei soffitti.
il legno, molti lampadari, molte porte, ovviamente i mobili, le boiserie, per cui sono moltissime le, ecco qua, quindi vi mostro qualche esempio. Qua per esempio abbiamo queste sorte di cariatidi danzanti, quindi riprendono ancora una volta il tema della danza, esattamente si trovano, e questo per farvi capire il lavoro, qui dove sto, vedete, ponendo il cursore, per cui era tutto veramente una lavorazione veramente raffinata, come dice Pica. Poi appunto i soffitti, qua al centro vedete la famosa vetrata che poi vedremo della ditta Beltrami, e qua finalmente iniziamo a parlare appunto, come vi ho detto, del fondo quarti. Ve lo accenno però soltanto, anche perché ovviamente è in corso una ricerca, per cui è giusto per dare qualche indicazione in merito agli esempi appunto che si possono trovare di paragone. Qua per esempio vedete questo disegno appunto acquerellato, in cui abbiamo questo rapporto molto stretto tra quella che è la decorazione anche parietale, e qua effettivamente vediamo il motivo floreale che viene esibito, anzi con grande, in maniera piuttosto importante, e quella che invece poi il risultato finale, dove vedete che c'è questa, diciamo viene tolto quello che è l'aspetto, questo aspetto di comunicazione tra parete e porta. Qua non si vede molto bene, però attraverso anche altre fotografie si nota che l'elemento floreale viene praticamente relegato a queste decorazioni, quasi aggiuntura, no? Questa decorazione della porta, anche se effettivamente, come vediamo, l'idea di questo tappeto così decorato forse in parte può rimpiazzare forse l'idea appunto del motivo floreale sulla parete. E questo è importante proprio per far capire, come dicevo, quello che è il progetto iniziale e quella che poi sarà la realizzazione finale. Arriviamo adesso velocemente ad Alessandro Mazzucutelli. Io qua tengo tantissimo a ringraziare la dottoressa Lo Iacono, che oggi è qua con noi, che oltre ad essere una carissima amica è stata la curatrice di quello che è stata la schedatura che è stata effettuata nel 2012 del fondo Mazzucutelli presso le raccolte Bertarelli. Quindi anche tutta una serie di riflessioni che adesso vi sto esponendo, che appunto riguardavano il fondo quarti, in realtà sono nate proprio da un confronto con lei. Nello specifico, poi parlando di Mazzucutelli, visto che lei è l'esperta massima, per cui non si può sbagliare. Vi mostro anche di Mazzucutelli quella che è una breve biografia, ma non per altro, perché mi serve un attimino per farvi per fare un po' un parallelismo, un confronto rispetto la biografia di quarti, così stabiliamo un attimino alcuni punti. Vedete tra l'altro innanzitutto che sono quasi contemporanei, perché appunto Mazzucutelli nasce nel 1865, mentre invece Eugenio Quarti nasce nel 63, quindi più o meno siamo sulla stessa linea cronologica. Nasce a Lodi, ma anche nel caso di Mazzucutelli l'origine è bergamasca, perché lui era originario della Val Limagna. A partire dal 1833 inizia poi a lavorare come fabbro ornamentista a Milano, prima nella bottega di Defendente Oriani e poi autonomamente. Vi faccio notare una cosa, cioè il fatto che sia Mazzucutelli che Quarti in realtà non seguono le lezioni di una scuola d'arte applicata, cioè non ci troviamo nel contesto ancora, però si tratta di maestranze che imparano direttamente sul campo, quindi senza l'intermediazione di una scuola d'arte applicata, di cui poi loro però effettivamente diventeranno maestri, perché facevano parte ovviamente di un contesto culturale ormai diverso. Nel 1902 viene un po' considerato come una sorta di, come posso dire, di elemento di via di quella che è la carriera di riconoscimento effettivo del lavoro di Mazzucutelli, perché grandissimo successo riscontra proprio l'Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna di Torino, che è un'esposizione importantissima proprio per l'affermazione in generale del Liberty in Italia. Vedete che appunto anche in questo caso siamo ancora nel 1903, inizia il suo insegnamento presso la Scuola Umanitaria di Milano, muore nel 1938 e anche in questo caso siamo ancora negli anni 70, questa volta la figlia dona l'archivio dei disegni alla civica raccolta delle stampe Bertarelli, anche in questo caso il fondo in questo caso è stato completamente digitalizzato, appunto come vi dicevo, sulla base della schedatura che aveva eseguito Giuditta Lo Iacono nel 2012, anche in questo caso possiamo consultarle su grafiche in comune. Vi mostro quindi qualche esempio. Abbiamo la famosa appunto lampada con questi pendenti,
abbiamo il lampadario. Anche qua abbiamo scelto di io e Giuditta di mettere appunto a confronto un'immagine, che è quella appunto del disegno che troviamo nel fondo Mazzucchelli, vedete, di questo famoso portabandiera, e quella che poi è la sua realizzazione finale. Anche in questo caso notiamo che c'è un certo starto tra quello che è il progetto iniziale, che ha forse un'insistenza, è più morbido innanzitutto, poi anche questa insistenza più di carattere floreale, e invece poi quella che sarà la realizzazione finale, che è un pochino più giocata quasi su forme geometriche, questo che è una sorta di ricciolo fitomorfo viene trasformato quasi in una spirale, per esempio. Altro lavoro importantissimo che non è di Mazzucchelli, viene attribuito alla scuola di Mazzucchelli per quanto riguarda il ferro battuto, è la famosa appunto vetrata, questo lucernario con queste farfalle. Il vetrata presumibilmente è appunto della ditta di Beltrami, tanto qua a fianco vedete che vi ho messo questo motivo che viene presentato alla mostra del Sempione della ditta Beltrami, con queste due cicale, anche per indicare che in effetti gli insetti erano un altro di quei temi che veniva molto utilizzato nel Liberty. Diciamo l'attribuzione a Mazzucchelli, alla scuola di Mazzucchelli per il ferro battuto, deriva dal fatto che le farfalle, così come per esempio le libellule, erano due animali che molto spesso lui inseriva nelle decorazioni. Quindi vi mostro, vi ricordo l'esempio famoso del cancello delle farfalle a Casa Moneta a Milano. Gli ultimi due minuti li rubo soltanto per presentarvi, per ricordarvi una serie di elementi che riguardano la ditta Beltrami & Co. Capite molto bene che, a differenza, come abbiamo visto, di Mazzucchelli e Quarti, nel momento in cui affianchiamo a Giovanni Beltrami, che tra l'altro lo ricordo, fonda Milano nel 1900 questa ditta di vetreria che appunto prenderà il nome di Beltrami, nel momento in cui affianchiamo a Beltrami anche altri artisti molto importanti che sono Cantinotti, Buffa e Zuccaro, effettivamente in questo caso, diciamo, tracciare un profilo biografico a questo punto diventerebbe un po' complesso. Ricordo però soltanto che perlomeno Giovanni Beltrami tra i tre è quello che ha avuto un corso un pochino più standard, diciamo, a livello di formazione, nel senso che si forma presso l'Accademia di Belle Arti di Brera e appunto in pittura, per cui in realtà lui è l'unico che ha questo cursus più specifico. Nel caso della ditta Beltrami purtroppo noi non abbiamo un archivio, per cui in questi casi è sempre interessante andare ad analizzare, andare a vedere quelli che potrebbero essere certi libri di modelli piuttosto che certe riviste d'arte decorativa. Questo è il caso, diciamo, inerente al Casinò di San Pellegrino che ho cercato di fare per la ditta Beltrami. All'interno di questo libro di modelli d'arte decorativa del 1908 sono riuscita a rintracciare il cartone, il modello firmato da Zuccaro di quello che, come vedete, è la vetrata centrale del Casinò di San Pellegrino. E tra l'altro, giusto per ricordarvi come anche questi, appunto, queste scuole, queste arti applicate venivano spesso riutilizzate anche a distanza di anni, vedete che lo stesso soggetto leggermente rimaneggiato, qua per esempio non abbiamo, diciamo, tutto questo elemento floreale, viene utilizzato addirittura nel 22 in quella Villa Marbori che vi dicevo all'inizio, che è la sede appunto del Conservatorio Giacomo Puccini. Vedete che rispetto a quello che è il tema molto più semplice, molto più lineare, che fa da cornice a questa primavera, poi in realtà diciamo i fiori non si trovano più all'interno del tondo, quasi scoppiano all'esterno e si intrecciano con questo motivo a nodo, che tra l'altro va ricordato, diciamo, si riallaccia a quello che è uno dei lavori più celebri della ditta Beltrami, che è appunto il lucernario della Camera dei Deputati a Roma. Altro modello che sono riuscita a individuare è quello che caratterizza quella famosa vetrata con il mascherone da cui fuoriesce l'acqua e si riversa nella bottiglia, che è attribuibile come modello, come vedete nel disegno a fianco, a Giovanni Buffa. Questi libri di modelli in realtà sono interessanti anche a volte per cercare di ascrivere a certe, diciamo, opere che sono rimaste anonime
tutta una serie di possibili autori. E questo è il caso di questo soffitto dipinto con motivo floreale che si trova a San Pellegrino, che a quanto mi risulta dalla consultazione del catalogo generale dei beni culturali è ancora anonimo come attribuzione. Sfogliando questo libro di modelli, che tra l'altro è in vari volumi comunque, per cui, e si trova tra l'altro anche questo credo digitalizzato, ho trovato questa somiglianza, questo parallelismo con questo soffitto dipinto di Tommaso Bernasconi, perché vedete il tema della Magnolia, questa sorta di occhio di apertura esagonale al centro, ci sono tutta una serie di riferimenti interessanti, soprattutto per il fatto che noi sappiamo che Tommaso Bernasconi a tutti gli effetti lavora all'interno del cantiere del Casinò. Io a questo punto, già dato che credo di aver già sforato ampiamente, ovviamente concludo, anche perché va considerato che la Prima Guerra Mondiale pone una sorta di battitura d'arresto a quello che è il clima della Belle Époque. Poi ovviamente il discorso su San Pellegrino continuerà con formule differenti che saranno comunque molto interessanti, ma non avranno più diciamo questo fascino, questa mondanità che aveva indubbiamente caratterizzato il periodo della Belle Époque. Quindi io vi ringrazio moltissimo e chiudo. Riprendo la parola per ringraziare Silvia Capponi per questo intervento così ricco di spunti, di temi e di suggestioni. Mi viene naturale porgerti una domanda su questo personaggio, sulla personalità dell'avvocato Dionigi Castelli. Questo fondo, tra l'altro inedito, deve contenere una messe di materiale notevole, visto il suo istinto di collezionista. Mi piacerebbe sapere se questo personaggio avvezzo a viaggi in contesti di alto respiro internazionale, frequentati da personalità e persone di alte classi sociali, sceglie San Pellegrino facendosi guidare da quale curiosità? E se, visto che lui fa il raffronto con altri centri termali italiani ma anche stranieri, ho visto Montecatini, ho visto figurare Fiuggi, si può stabilire un confronto tra questi altri centri del termalismo che vengono valutati nei suoi soggiorni e San Pellegrino, che lui vede e conosce in quella fase che abbiamo definito un po' una premessa alla fioritura del grande termalismo a San Pellegrino. Quindi questa è la mia curiosità. No, grazie, anche perché tra l'altro devo dire che in effetti quando avevo pensato a strutturare l'intervento mi ero resa conto che forse in effetti magari non si sarebbero magari capite tutta una serie di sfumature legate proprio al fondo. Vi posso garantire che effettivamente tutto quello che è il materiale, che ovviamente è parziale, che avete visto su San Pellegrino, in realtà Dionigi Castelli lo raccoglie anche proprio per altre località termali. Quindi, tornando un attimino velocemente a quella che era la slide iniziale che ci dava la cifra anche delle stazioni termali che lui aveva visitato, è interessante appunto ricordare che di tutte queste stazioni termali, quindi con Trexeville, Recoaro, Fiuggi, Montecatini eccetera, noi abbiamo materiali conservati nel fondo nel legato di Dionigi Castelli. Quindi in realtà fare una comparazione sarebbe appunto molto interessante. Da quello che emerge anche attraverso questa schematizzazione che fa Castelli, è indubbio che lui preferì, allora, sicuramente San Pellegrino tra le località italiane è la favorita, ed è la favorita soprattutto anche per quanto riguarda il clima, perché rispetto ad altre località che lui descrive sempre molto più calde, più afose, invece San Pellegrino è effettivamente per lui un'eccellenza anche a livello climatico, e anche poi ovviamente per quanto riguarda quelle che erano i benefici sul suo corpo dell'acqua di San Pellegrino, tant'è che nel fondo di Dionigi Castelli, non l'ho diciamo oggi fatto vedere, però avevamo anche tutta una serie di brochure
brochure che riguardavano quelli che erano i valori appunto dell'acqua di San Pellegrino, quindi erano questi studi protoscientifici, diciamo, su quello che era il beneficio dell'acqua di San Pellegrino. Un'altra località italiana che comunque, diciamo, ha abbastanza tra queste località turistiche, non però ai livelli, devo dire, di San Pellegrino, è Montecatini. Infatti anche in Montecatini abbiamo tutta una serie di informazioni a livello di materiale, ma anche delle brevi annotazioni manoscritte di Castelli, che descrive anche in generale Montecatini, cosa che purtroppo non abbiamo nel caso di San Pellegrino. E invece, per quanto riguarda quelle che sono le località estere, sicuramente le due favorite sono da una parte Courmayeur, ma soprattutto St. Moritz. St. Moritz, per Dionigi Castelli, tra l'altro lui si spende definendo in maniera anche un po' non, diciamo, solita per quanto riguarda il suo gergo, incantevole proprio il paesaggio, per cui di solito molto più rigoroso, anche nella, non è così emozionale in questo senso, per cui nel definire comunque St. Moritz come incantevole, lui racchiude all'interno di questa parola tutta una serie di caratteristiche. Però ecco, ribadisco che tra le città termali italiane, quindi quelle che hanno, ovviamente anche qua bisognerebbe suddividere, perché so che comunque all'epoca venivano divise anche quelle che erano le località climatiche, che era quindi un altro tipo di concetto, un altro tipo di turismo, però all'interno di quelle cosiddette termali sicuramente San Pellegrino è la favorita, insieme diciamo abbastanza a Montecatini, che è un'altra località abbastanza che interessa piuttosto Dionigi Castelli. Non so se più o meno ha risposto. Certamente, certamente hai soddisfatto la mia curiosità, e adesso lascerei spazio alla curiosità di chi ti ha seguito, se qualcuno vuole porgere qualche domanda. In questo seminario hai toccato tantissimi punti interessanti e, come dicevo, possono diventare degli spunti per ulteriore approfondimento. Sei riuscita a sintetizzare una materia davvero vastissima, portando la nostra attenzione su alcuni aspetti che avevi definito nel tuo abstract come aspetti particolari e privilegiati nella tua analisi di San Pellegrino. Quindi, se non ci sono altre domande, io ti ringrazio personalmente per questo seminario interessantissimo, e vado a sostituire indegnamente il nostro presidente Matteo Rabaglio, che a causa di un imprevisto non è potuto entrare nel discorso e partecipare al seminario. Volevo ringraziare ancora una volta te e tutti i relatori e i coordinatori che hanno reso possibile, con tutte le difficoltà che questo anno sociale ci ha presentato, hanno reso possibile lo svolgimento, sebbene in formula da remoto, del ciclo di seminari. Quindi grazie a tutti per questo impegno, e un ringraziamento eccezionale va fatto a Giuseppe Bonfanti per il lavoro che lui ha svolto costantemente durante l'anno, perché riuscissimo a mantenere viva questa tradizione importante per Archivio Bergamasco dei seminari. Io saluto ancora la nostra relatrice e saluto tutti voi, invitandovi a seguirci sempre, a non perdere gli appuntamenti che arriveranno con la ripresa del nuovo anno. Un saluto e l'augurio delle cose più belle a tutti voi. Arrivederci.